Sono Massimiliano Ferrucci, rettore dell'Università Roma 3, e sono davvero contento di poter aprire questo ciclo di incontri aperto alla cittadinanza che insieme al Municipio VIII abbiamo intitolato Città Studio, lezioni aperte. Lezioni universitarie un po' diverse, in ambienti diversi dalle tradizionali aule universitarie, che abbiamo pensato in occasione del festeggiamento del trentennale del nostro ateneo. Appena mi sono insediato qualche mese fa, iniziando a immaginare le iniziative per festeggiare il trentennio, ho proposto questa cosa al presidente Ciaccheri e all'assessora anche alla cultura, che hanno entusiasticamente accolto questa iniziativa. Abbiamo immaginato che questa potesse essere il modo migliore per festeggiare i nostri 30 anni, perché in questi 30 anni la nostra università si è caratterizzata per essere una city university, cioè un'università che si è insediata nel territorio, che ha trasformato anche i luoghi di quest'area, San Paolo, Garbatella, Ostiense, Marconi, spesso recuperando vecchi edifici industriali dismessi, riqualificandoli, quindi una riqualificazione urbana ma anche sociale e culturale, quindi facendo diventare queste vecchie fabbriche delle fabbriche del sapere. E questo è un po' la caratteristica del nostro Ateneo, che ovviamente ha anche altre sedi. Un'università quindi diffusa, un'università aperta che lavora con la città, per la città, in cui il territorio non è solo un'espressione retorica ma è una scelta, è un modo, è spesso l'oggetto stesso degli studi universitari. Queste lezioni aperte che quest'anno inauguriamo, ma che probabilmente ripeteremo anche in futuro, sono quindi un messaggio al nostro territorio, in questi 30 anni Roma 3 ha offerto al paese più di 120.000 laureati, più di 3.000 dottori di ricerca, ma sappiamo che l'Italia purtroppo ha un problema di istruzione molto drammatico ancora, forti livelli di dispersione scolastica, circa 3 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni cosiddetti NEET, che non studiano, non lavorano, non sono in formazione, e siamo penultimi in Europa come numero di laureati, quindi dati drammatici in cui noi ci impegniamo a fare la nostra parte. Ma oggi l'università ha anche un ruolo che è cambiato, l'università è anche un luogo di educazione permanente, di educazione degli adulti, di formazione continua, e questo è un segnale quindi per l'impegno che vogliamo mettere in questa nuova fase della nostra vita. Però permettetemi, sarò ancora brevissimo, di ringraziare il presidente Amedeo Ciaccheri, che ovviamente ha un ruolo fondamentale non solo in questa iniziativa, ma con il quale c'è una collaborazione storica, oltre che un'amicizia, mi permetto di dire, l'assessora Maia Vetri, e ovviamente tutti i docenti del nostro Ateneo che hanno accolto questa iniziativa con entusiasmo, e che oggi in particolare la professoressa Leoni, che coordina il corso di laurea in scienze e culture gastronomiche, lo chef Fabio Toso, che è nostro docente anche nello stesso corso. Quindi iniziamo con questa giornata, e un grazie particolare anche a tutto l'ufficio comunicazione del nostro Ateneo, dottor Paolo Cursi, Marta Perrotta, Alessia Del Noce, l'ufficio cerimoniale, Alessandro Coffaro, insomma, e tutti i tecnici che sono qui con noi, l'ingegner De Rossi, e un saluto alle colleghe e ai colleghi. Quindi iniziamo oggi, proseguiamo per alcuni sabati sempre in questa sede, e il programma lo trovate, lo potete scaricare facilmente dalla locandina e poi sul nostro sito. E quindi auguri a Roma 3, buon trentesimo e benvenuti a tutti. Grazie davvero, magnifico rettore. Io voglio ringraziare il magnifico rettore Fiorucci e tutta
tutta quanta la comunità di Roma 3 per questo ennesimo regalo che fanno non solo al territorio, permettetemi di dire, ma a tutta la città, perché dimostrano effettivamente una rigenerazione anche di come immaginare il rapporto tra cultura e società in questo momento nella nostra città, perché non devo evidentemente raccontare io l'importanza che ha la produzione culturale, il tema della conoscenza in una città come Roma, ma che questo sappia rigenerarsi nel corso del tempo e non sia fissato in qualche modo, cristallizzato su quelle che sono quelle le bellezze, i centri di studio, in qualche modo le abitudini culturali della città, ma si sfidi quotidianamente a rigenerarsi, è una cosa non scontata. E questo poteva avvenire, io ne sono estremamente orgoglioso, solamente in questa parte della città, perché esiste Roma 3 e perché esistono con Roma 3 delle persone straordinarie che la guidano nel corso di questa sua storia avvincente che oggi festeggia 30 anni. Io sono ovviamente onorato dell'amicizia del Rettore e della sua sensibilità al territorio, visto come un elemento dinamico, vivo, che intreccia la storia dell'Università e intreccia in qualche modo il rapporto che l'Università ha saputo costruire con questa parte della città, un rapporto geografico chiaramente di rigenerazione. Siamo in uno spazio in qualche modo dentro, che vive un uso temporaneo in questo momento. Io voglio ringraziare tutto il Farmer Market San Paolo e tutta questa bellissima realtà che tiene vivo con un mercato contadino di coltivatori diretti l'ex deposito degli autobus di San Paolo, luogo storico del nostro territorio. Qua qualcuno di voi circolando all'interno di questo spazio chiaramente potrà immaginare quello che è stato questo spazio per tantissimi anni, cioè uno dei luoghi del trasporto pubblico della città, della storia del trasporto pubblico della città, ma uno dei luoghi dentro cui la storia del trasporto pubblico della città racconta la storia più grande magari anche. Questo è uno spazio dove c'è una targa dedicata a Ninci Sestilio, un operaio del trasporto pubblico romano, partigiano trucidato alle Fosse Ardeatine, che qua lavorava, e quindi le storie si intrecciano, la storia grande in qualche modo che conosciamo sui libri e la storia piccola invece delle biografie, della quotidianità. E credo che questo ci abbia molto a che fare con Città Studio, perché credo che quello che stiamo facendo qua è riuscire a fare un passetto in più, di cui sono veramente grato a Roma 3, cioè intrecciare quel rapporto così profondo, intenso, che ha cambiato il destino non solamente di questo municipio e di questo quartiere, grazie a Roma 3, ma ha cambiato il destino di un quadrante sicuramente di Roma che si poteva sviluppare in un'altra maniera nel corso di questi 30 anni e invece ha preso un'altra direzione, e ha cambiato il futuro della città, perché sicuramente uno dei grandi temi globali sulle città è come le città si rigenerano il proprio modello di sviluppo. Il tema della conoscenza è fondamentale, quando la conoscenza poi intreccia i luoghi della vita quotidiana diventa in qualche modo un laboratorio sociale di come si costruisce un nuovo ruolo del rapporto tra accademia e comunità territoriale. Oggi voi siete in qualche modo, e vi ringrazio di essere qua questa mattina, partecipi di un esperimento. Siamo partecipi di un esperimento sociale, perché è una cosa, credo, abbastanza innovativa quella che stiamo facendo, che vogliamo vedere crescere nel corso dei prossimi appuntamenti di Città Studio. Quindi vi chiedo anzi di essere testimonial, ambasciatori di queste lezioni. Abbiamo pensato di farlo in luoghi di vita quotidiana, proprio per sbattere addosso a nostre concittadini e concittadini che attraversano degli spazi urbani per il mercato contadino, per una strada, per una piazza, e fargli vivere un'esperienza in qualche modo, il cortocircuito di trovarsi all'interno di una lezione universitaria mentre fanno delle cose di vita quotidiana. Credo che questo sia il valore aggiunto di quello che si è costituito all'interno di questo territorio grazie a Roma 3. L'ho detto in particolar modo quando è stato inaugurato il nuovo rettorato, che è un rettorato senza mura. Ecco, noi siamo abituati a vedere le università come degli spazi recintati da mura, invece Roma 3 ha abbattuto i muri, che anche simbolicamente è un bel messaggio, e vive di questa permeabilità con la città. Per cui grazie ancora al Rettore, viva Roma 3 e tanti auguri a Roma 3, e benvenuti a questo primo appuntamento di Città Studio. Sono veramente molto contento di questa iniziativa, e come si dice, è un modo anche per capire come sia importante e utile la scienza anche nelle nostre famiglie, nelle piccole cose, perché oggi impareremo
come ci può aiutare a conoscere certi meccanismi chimici, certi fenomeni chimici per fare meglio la pasta, per mangiare meglio, stare meglio, digerire anche meglio. Quindi insomma sono molto contento di questa iniziativa e buon lavoro e buon appetito dopo a tutti. Buona lezione. Ovviamente sono onorata di aprire questa serie di incontri e anche un po' emozionata, perché sono abituata a parlare in pubblico, ovviamente, ai congressi scientifici, in aula, però parlare alle persone comuni della strada, che non necessariamente sono studenti o scienziati, per me è veramente un onore, e la possibilità di farvi conoscere che cosa facciamo all'interno dell'università e che cosa fa un po' la scienza per la società è veramente un'occasione unica. E allora oggi, se riesco a trovare, eccolo, oggi di cosa parliamo? Parliamo di alimenti fermentati. Il titolo di questa lezione di oggi è La vita invisibile degli alimenti fermentati. Il rettore diceva una lezione universitaria, sì, questa non vi preoccupate, cioè non vi spaventate, sarà una lezione universitaria, diciamo, di avvicinamento, chiamiamola così. E quindi io spero anche di non annoiare, diciamo, con il collega, con lo chef Fabio Toso, cercheremo di non annoiarvi, anzi di farvi vedere quanto in realtà la scienza può essere molto divertente. E quindi per prima cosa vi presento il nostro maestro Fabio Toso, che mi assisterà in questa lezione in cui andremo a vedere con la mente e con gli occhi come si può produrre un alimento fermentato, partendo proprio da quello che però non si vede. Quindi io, che sono una microbiologa, la mia ricerca quindi si basa sullo studio delle forme viventi che non si vedono ad occhio nudo, i microbi, e lo chef invece vi farà vedere quello che è visibile degli alimenti fermentati. Quindi inizierò io con la parte più, diciamo, più difficile da immaginare, perché è invisibile. Partiamo da cosa è visibile e cosa è invisibile, facendo degli esempi. Vedete? Quella struttura in alto a destra, a V, è un capello visto al microscopio. Un capello, immaginate la sezione di un capello, è meno di una punta di spillo, eppure è 200 volte più grande di un batterio. Perché la dimensione di un batterio è circa un millesimo di millimetro. Ce l'avete presente un righello? Il righello. Ecco, dividete la distanza tra le due tacchette dei millimetri, dividetela per mille, e quella è la distanza, è la grandezza di un batterio. Pensate che un'altra diciamo struttura vivente, diciamo elemento vivente che abbiamo imparato tutti a conoscere, il coronavirus, è grande un decimo di un batterio, quindi è ancora più piccolo. Sono così piccoli i batteri e i virus che li possiamo respirare, perché stanno nell'aria anche. Dove li troviamo questi microbi? E secondo voi quanti sono? Qualcuno può provare a immaginare, secondo voi, quanti microbi ci sono sulla Terra? Così, provate, sparate. Miliardi. Ce ne sono molti di più. Sulla Terra ci sono miliardi di miliardi di miliardi. Bravissima. Una signora qua diceva ci sono più microbi che persone, ci sono più microbi sulla Terra che stelle nell'universo. Guardate questi numeri, 700 mila miliardi di stelle nell'universo,
5.000 miliardi di miliardi di miliardi, cioè un ordine di, cioè, miliardi in più. Abbiamo miliardi di batteri in più sulla Terra, di microbi sulla Terra, rispetto a quante stelle ci sono nell'universo. Sono numeri che chiaramente la mente umana non riesce a cogliere, è difficilissimo immaginarlo, no? E diciamo, l'altra domanda che viene è: ma questi miliardi di miliardi di miliardi, ma sono tutti uguali, sono diversi, come sono? Sono diversi. Vi faccio vedere un'altra cosa. Qua c'è bisogno di un attimo di concentrazione. Allora, che cos'è questo? Questo è un albero filogenetico. È come un albero genealogico, sapete, quelli delle famiglie, ok? Soltanto che definisce i rapporti e le distanze di generazionali, diciamo, negli organismi viventi. Dove nasce l'albero? Purtroppo il mio puntatore non funziona, però potete vederlo lì, vedete dove c'è scritto radice dell'albero, cioè c'è un punto da cui l'albero origina. Il nostro progenitore comune si chiama Luca, in inglese si dice last unique common ancestor, cioè il nostro antenato comune. Il nostro antenato comune, cioè l'antenato comune di tutte le forme di vita, era un microbo. Quindi deriviamo tutti dai microbi, in qualche modo. Questo microbo poi si è evoluto per generare poi, durante il corso dell'evoluzione, milioni di anni, tutte le forme di vita. Allora, che cosa altro si vede in questa figura? Si vedono, vedete, delle aree colorate, c'è cioè un arancione, un rosa, un verde e un rosa scuro. Allora, pensate che l'arancione, il rosa e il verde rappresentano diciamo il numero delle specie, quindi quelle superfici, più sono grandi, più è grande il numero delle specie. Ebbene, l'arancione, il rosa e il verde sono tutte le specie microbiche. In confronto al quadratino rosa scuro, che sono le specie viventi visibili. Quindi vedete che questo quadratino rosa scuro è molto più piccolo rispetto a tutte quelle altre aree colorate, il che vuol dire che quello che noi vediamo è infinitamente meno numeroso, meno grande di quello che in realtà noi non riusciamo a vedere. E l'altra cosa che mi sembra interessante far notare: nel rettangolino rosa scuro ci sono gli animali, i funghi e le piante, cioè altri microbi, perché i funghi sono anche microbici, diciamo, nelle loro forme unicellulari. E vedete che la distanza tra animali e piante è piccolina rispetto, per esempio, alla distanza tra batteri diversi. Quindi immaginate, non lo so, Staphylococcus aureus, che è un batterio che spesso lo troviamo nei furuncoli degli adolescenti, differisce da Escherichia coli, che è un batterio che invece troviamo normalmente nel nostro intestino. Tra loro sono molto, ma molto più diversi di quanto una persona può essere diversa da un albero. E questo dovrebbe darvi l'idea di quanto è grande la biodiversità microbica. In questo contesto, lo so, voi siete venuti qui perché volete sapere come si fanno gli alimenti fermentati. Quindi adesso mi blocco quasi subito, è quasi finita la parte noiosa, è quasi finita. Ok? Allora, però vi devo dire questa cosa perché è troppo interessante, vi prego, ancora pochi, 2 minuti di attenzione, se me lo concedete, ma questa cosa a me mi fa impazzire. Nel nostro corpo ci sono almeno 2 cellule batteriche per ogni cellula nostra. Cioè, in sostanza, noi abbiamo più DNA batterico nel nostro corpo di quanto sia il DNA del nostro genoma. Cioè, a livello di geni, ovviamente, numero di geni, non di quantità di DNA. Anche perché dovete tenere presente che le nostre cellule sono molto, 10, 100 volte più grandi delle cellule
batteriche, ok? Però a livello numerico una, due cellule batteriche per ogni cellula microbica, per ogni cellula nostra. E questa popolazione è evoluta insieme con noi, perché i microbi, poiché sono miliardi di miliardi di miliardi, li troviamo dovunque, e adesso arriviamo al tema della lezione. Li troviamo dovunque, li troviamo nel nostro corpo, li troviamo come simbionti in animali e nelle piante, negli insetti. Non esiste una forma vivente che non sia evoluta insieme con la sua forma microbica, con la sua popolazione microbica. Quindi noi in realtà non siamo, noi ormai non esiste più neanche il concetto di organismo. Noi, gli animali, le piante, siamo olobionti, cioè siamo degli organismi che vivono in simbiosi con altri organismi unicellulari e che si sono evoluti insieme. Quindi quando noi pensiamo ai cibi, non dobbiamo pensare solo al cibo, a quello che vediamo, quindi al cavolo. Vedete, nel frattempo lo chef sta iniziando a lavorare, sta iniziando a tagliare il nostro cavolo rosso. Quindi noi non dobbiamo pensare solo a quello che vediamo, ma anche a quello che non vediamo, perché quel cavolo è pieno di microbi, miliardi di microbi, e noi lo mangiamo crudo, dandogli solo una lavata nella migliore delle ipotesi, e non ci succede niente, anzi ci fa molto bene. Perché? Perché la maggior parte dei microbi svolge sulla salute non solo umana ma del pianeta, svolge un ruolo positivo. E andiamo, il buono, il brutto e il cattivo dove ce l'ho? Ah, ecco, scusate, sto andando avanti, mannaggia, spoilerato le slide successive. Allora, così come siamo evoluti noi insieme con i microbi, noi abbiamo avuto però, rispetto alle altre specie viventi, abbiamo avuto anche un'evoluzione culturale, no? La nostra evoluzione biologica si è effettuata milioni di anni fa, un milione di anni fa forse, la nostra, qua abbiamo anche geologi che ci possono confermare, qualche antropologo, però è andata avanti una evoluzione culturale, okay. Evoluzione culturale che ha portato per esempio alla scoperta dell'agricoltura e dell'allevamento, e noi abbiamo iniziato 10.000 anni fa, quando siamo diventati allevatori e agricoltori, abbiamo iniziato a allevare gli animali, trasformando, quindi addomesticando le specie selvatiche come l'uru in animali domestici come la vacca. Tra parentesi, ho scoperto che il modo corretto scientificamente per dire bovino è vacca. Lo so che mucca sembra tanto più delicato, però il nome giusto è vacca, ok? Tanto questo mi è venuto in mente di dirlo adesso, non so se interessa a qualcuno. Allora, così come abbiamo addomesticato gli animali, abbiamo addomesticato sin dall'epoca preistorica anche i microbi. E quindi abbiamo inventato alimenti fermentati che ci accompagnano dalla preistoria e che sono stati necessari, fondamentali nello sviluppo della nostra specie, nello sviluppo culturale della nostra specie, perché senza gli elementi fermentati l'uomo sarebbe rimasto un animale selvatico, diciamo, quasi selvatico, un po' come tutti gli animali selvatici che conosciamo, ok? Quindi non ci sarebbe stata un'evoluzione culturale, un'espansione della specie umana, se non ci fossero stati l'invenzione degli alimenti fermentati. Ovviamente gli uomini preistorici non sapevano che gli alimenti fermentati erano fermentati grazie ai microbi, però sapevano che però avevano già dato un nome ai fermenti, cioè sapevano che c'era qualche entità, loro pensavano che fosse magica, qualche entità magica invisibile che era capace di produrre, di trasformare cose come il vino, come l'uva in vino, l'orzo in birra, il frumento in pane, il latte in formaggio, yogurt e così via. In tutte le culture umane ci sono alimenti fermentati,
e quindi in tutte le culture umane abbiamo usato e addomesticato dei microbi. Tant'è vero che molti dei microbi addomesticati che noi usiamo per produrre gli alimenti fermentati, se li lasciassimo liberi nell'ambiente, non sopravviverebbero, così come non sopravviverebbe una mucca lasciata da sola nell'ambiente selvaggio. E quindi abbiamo capito che sulla Terra, vedete, ho messo la locandina di un bellissimo film di Sergio Leone, sulla Terra esistono microbi buoni, microbi così così, chiamiamoli brutti, e che possono essere a volte buoni e a volte no, per esempio. E poi abbiamo microbi cattivi. I microbi cattivi, quindi i microbi patogeni, sono quelli diciamo che causano le malattie, ovviamente, e anche quelli che rovinano per esempio gli alimenti, cioè un alimento può essere deteriorato da un microbo, da una muffa, anche se e quindi non lo possiamo più mangiare, però non è che quella muffa è patogena, ok? Ci sono tante sfumature, tante differenze nel mondo microbico. Quindi abbiamo microorganismi negli alimenti, ma nell'alimento crudo proprio, che cosa troviamo? Troviamo microorganismi alterativi o antitecnologici, i cattivi, microorganismi patogeni, i cattivi, microorganismi alterativi o antitecnologici, cioè quelli che rovinano l'alimento, quindi tempo di conservazione, però non sono patogeni, e poi abbiamo i buoni, e questi sarebbero i brutti. E poi abbiamo i buoni. I buoni chi sono? I protecnologici, oppure i microrganismi tipici di un determinato alimento. Nei buoni ci mettiamo anche i famosi probiotici, che diciamo adesso tutti conoscono anche senza sapere poi esattamente veramente perché fanno bene, ma questo sarà il tema di un'altra lezione, perché qua oggi potrei stare le ore a parlare chiaramente, ma state tranquilli, vi terrò ancora per poco. E poi nel frattempo vediamo un attimo, prima di andare avanti, che cosa ha fatto lo chef. Chef, che allora, cosa intanto... per, poi prima di fa, ho ancora qualche slide da sì. far vedere, però intanto vediamo che cosa abbiamo sì. preparato qui. Intanto saluto, buongiorno, certo. Grazie, mi hai già presentato tu. Chiaramente mi affascina molto pensare che tutto quello che io sto facendo e che quindi probabilmente voi fate a casa, senza saperlo, ha insito tutto quello che, permettetemi, Livia, la professoressa Leoni, certo. ha appena spiegato. Mi affascina altrettanto, mentre prima abbiamo cominciato con questa presentazione, qualche tempo fa sentivo un documentario dove il professore era in una cattedra alta molti anni fa e proprio per dimostrare la differenza che c'era, oggi siamo qui tutti insieme, questo è bellissimo. Detto questo, quindi vi torno a... ce l'ho proprio vicino, quindi può essere che fischi un po'. Abbiamo tagliato delle verdure, degli ortaggi. Intanto c'è una parola, ne abbiamo parlato pochi giorni fa con Cuccia del Gambero Rosso, che è sostenibilità, e quindi vi invito, tutto questo che noi chiamiamo scarto, a valutare se possa essere riutilizzabile magari in un brodo, ok? Perché non sempre quello che noi scartiamo deve necessariamente essere buttato, può essere riutilizzato, non tutto, ad esempio le foglie esterne della cipolla no, magari alcune foglie della verza sì. Alcune foglie della verza che io oggi non utilizzerò per tutto quello che la professoressa Leone ha appena spiegato, ovvero, se si può avvicinare leggermente, vi faccio vedere una cosa interessante. Noi stiamo per andare a fare una fermentazione in vaso. Chiaramente fermentazioni, abbiamo visto, ce n'è tante. Quando facciamo un pane, se vi viene male, può essere che ci vorrà un po' a digerirlo per le amilasi, ma è cotto. Noi oggi fermentiamo crudi e quindi dobbiamo stare un po' attenti. Non è una cosa da prendere sotto gamba. Avete visto che io ho utilizzato dei guanti, fra un po' poi vi spiegherò anche quello. Vedete tutte queste parti biancastre? Io non so, perché non conosco, non ho la sua carta d'identità, la sua storia, e non so da dove vengono. Dovrei fare probabilmente
in laboratorio delle analisi dei test per vedere da dove sono nate e partite queste chiazze. Sicuramente però non le vado a inserire all'interno di un vaso fermentato crudo, perché banalmente potrebbero dare dei cattivi odori o problematiche, ne parleremo magari dopo. Quindi scarto in questo caso tutto ciò che non mi è chiaro il motivo per cui ha quella forma, così come in alcune parti di aglio ne avevo conservato uno dove c'era un po' di scuro, avete visto quando l'aglio fa quel nero? Quello lo dovete scartare, non va assolutamente inserito. Talvolta ci può essere magari anche in un cavolo cappuccio, in una verza, un lombrichetto che se la sta mangiando, e quindi ci possono essere delle problematiche e lì dobbiamo essere bravi a identificarle e a scartarle. Allora, partiamo in effetti con un fermentato. Fermentiamo a secco o in salamoia? Noi quando parliamo di sale è un po' come quando diciamo farina. In realtà diciamo tutto, ma c'è un mondo dietro. Parliamo di sale oggi. Noi parliamo di sale, compriamo sale fino o grosso, è già un distinguo che facciamo. Già se vi dico salgemma o marino, iniziamo qualcuno a dire cos'è. Salgemma è quello di terra, no? Delle miniere. Il marino è evidentemente di mare. Vi consiglio per i fermentati di usare un sale marino integrale, perché oltre appunto al cloruro di sodio, il sale che noi acquistiamo, avremo altri sali che quindi intanto prenderemo e comunque miglioreranno la performance del nostro fermentato. Quindi lascio subito la parola a Livia Leoni, ma un istante vado a pesare qui ho tagliato un cavolo rosso, ok, una verza rossa liscia, la vado a pesare, ne mettiamo 400 grammi e vado, normalmente il sale qui a secco lo lavoriamo fra l'1,5 e il 2,5%, quindi su 400 grammi sono 6 grammi di sale che vado ad aggiungere, diciamo che ne metto 8 perché vado a un 2%, ok? Quindi aggiungo qui i 8 grammi di sale marino integrale. E da questo momento in poi lo vado a massaggiare. Provo a mettermi leggermente a favore, come dicono quelli bravi di camera, ok? Quindi lo devo andare a massaggiare con questo movimento. 4-5 minuti, non serve di più. Mi fermo perché così inizierà un processo di cui parleremo dopo. Sì, infatti. Va bene, allora del perché sta svolgendo questa operazione ce lo dirà poi lo chef, però io volevo un attimo avere ancora la vostra attenzione per qualche minuto. Nel frattempo lui continua a lavorare e potete guardare quello che fa. Devo dire che cosa fanno i microrganismi negli alimenti fermentati, cosa fanno i microbi negli alimenti fermentati. Mi sapete dire qualche sostanza prodotta dai microbi negli alimenti fermentati? C'è qualcuno che può immaginare una sostanza? L'anidride carbonica, giusto? Poi qualche altra idea? Molti alimenti fermentati sono frizzanti, lo spumante, la birra, i vini frizzanti. E poi? La signora dice lo zucchero, ma in realtà lo zucchero viene usato dai microrganismi, dai fermenti, per produrre quello che producono. Che cosa producono? L'alcol! E Dio santo, quello mi stavo aspettando. Cioè, lo sanno tutti. Dio santo, la birra, il vino, lo spumante. Quindi, praticamente, loro trasformano il glucosio presente negli zuccheri, presenti nella frutta, come l'uva, oppure presenti nell'amido, parliamo di lievitati, parliamo di farina, di frumento, li trasformano, no? In altre cose. Poi, a seconda del microorganismo, possiamo ottenere sostanze diverse. Quindi, qualcuno di voi addirittura è così bravo che sa
qual è il microbo che serve a fare il vino e la birra? Però devo dire la verità, che io ho fatto questa domanda la notte della ricerca e c'erano dei bambini in prima fila che lo sapevano. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae sarebbe il lievito di birra, il lievito del pane, ok? Viene usato per fare il vino, la birra, il pane e altre cose, tutti gli alimenti, i lievitati biologici, diciamo così, perché poi c'è, ovviamente ci sono i lieviti chimici. Allora, se io uso Saccharomyces cerevisiae, allora e uso una matrice alimentare che può essere frutta oppure frumento oppure malto d'orzo, gli zuccheri presenti in questi alimenti saranno trasformati in anidride carbonica ed etanolo e quindi otterremo queste sostanze meravigliose. Guardate che non è banale, perché l'umanità ha potuto diciamo dall'Africa colonizzare tutta la terra anche grazie a questo, perché l'etanolo serve a purificare l'acqua. Quindi qual è il vantaggio degli alimenti fermentati? Un primo vantaggio è che sono meno aggredibili dai microbi cattivi, dai microbi patogeni e dai microbi alterativi, perché lo sappiamo tutti che l'etanolo o l'alcol è un disinfettante. Quindi anticamente, ma io qua ci sono i miei genitori oggi, mia nonna Emiliana addirittura, anche quando ero molto piccola, metteva un cucchiaio di vino rosso nell'acqua che bevevo. Ovviamente quando mia madre se ne è accorta è successo, però perché? Perché così? Perché è una antica tradizione contadina per sterilizzare l'acqua, per rendere l'acqua, diciamo, c'è una mano alzata, sentiamo. Brava, la signora mi sta già anticipando, bravissima. Allora, quindi se usiamo quindi ovviamente parliamo di microbi addomesticati, quindi ogni microbo ha la sua funzione, così come animale addomesticato ha la sua funzione. Noi diciamo non usiamo la gallina ovviamente per avere il latte, per avere il latte usiamo la vacca e altri mammiferi, ok? Quindi con Saccharomyces cerevisiae possiamo ottenere etanolo e anidride carbonica. Tenete presente che l'anidride carbonica nel vino, nella birra, può fare le bollicine. Poi non entriamo nei dettagli chiaramente nei vini fermi, poi questa anidride carbonica viene dispersa, però anche questo sarebbe oggetto di altre lezioni. Comunque l'etanolo, quindi l'alcol e l'anidride carbonica, anidride carbonica durante la cottura degli alimenti lievitati viene persa, e va, però fa quelle bolle, è l'anidride carbonica che serve a fare quelle bolle che stanno nella fetta di pane o del panettone. Okay? Quindi grazie all'anidride carbonica otteniamo la lievitazione. L'etanolo invece che fa? Durante la cottura evapora e non lo sentiamo più. Nel pan bavoletto o in altri tipi di pane tipo pan carré sentite il sapore dell'etanolo, ma quello viene aggiunto dopo perché è un conservante. Ok? Quindi la signora diceva gli acidi, poi ci sono altri microrganismi, i batteri acetici, ma anche e soprattutto i batteri lattici, che producono acidi come l'acido lattico, l'acido acetico anche, e l'etanolo anche. Ci sono alcuni batteri lattici molto molto multitasking che producono tutti e tre queste sostanze, etanolo, acido acetico e acido lattico. E anche gli acidi sono dei conservanti e sono dei disinfettanti. L'aceto, lo sanno tutti che l'aceto disinfetta. Perché? Perché è acido, perché i microrganismi patogeni e la maggior parte dei microrganismi patogeni, la maggior parte dei microrganismi alterativi è diciamo sensibile, quindi può essere ucciso o inibito dalla presenza degli acidi. Inoltre, ma non fanno solo questo, perché producono anche altre cose.
producono degli enzimi che degradano le proteine presenti nell'alimento. Perché? Perché il parmigiano che è fatto di latte, latte, caglio, sale e fermenti, questo è l'ingrediente, sono gli ingredienti del parmigiano, ma perché dovrebbe essere più digeribile di un bicchiere di latte? Eppure lo sappiamo che è così, cioè è la nostra esperienza quotidiana. Perché io posso mangiare un chilo di parmigiano, sicuramente ingrasso e mi sale il colesterolo, quindi questo è certo, però lo digerisco subito. Invece se bevessi un litro di latte andrei, mi sentirei malissimo, forse mi porterebbero pure all'ospedale, non lo so, perché un litro di latte tutto insieme. Arrivo subito da lei, signor. Perché? Perché i microrganismi presenti negli alimenti fermentati producono enzimi che degradano le proteine e quindi li rendono più digeribili, perché noi mangiamo qualcosa che in sostanza è predigerita. E nel fare questo diminuiscono la quantità di glutine nel pane, per esempio, diminuiscono la quantità, rilasciano sostanze che derivano dalle proteine e che sono saporite. L'acido glutammico, il glutammato di sodio, lo conoscete perché si usa in cucina, è un ingrediente del sale, del dado è fatto di glutammato di sodio principalmente. Che cos'è? È un amminoacido, viene dalle proteine. Perché il parmigiano è così buono? Perché è pieno di glutammato. Pieno. Ma chi ce l'ha messo? Stava già lì, stava nelle proteine del latte, solo che i microbi lo hanno tirato fuori. E quindi hanno dato questo sapore fantastico, si chiama sapore di umami, al parmigiano. Che lo chef giustamente dice, noi in cucina lo cerchiamo sempre, perché? Ma perché la nostra memoria biologica che ce lo chiede, perché glutammato vuol dire proteine, vuol dire un alimento che sta di glutammato, alla nostra memoria, al nostro cervello antico, preistorico, ci dice questo alimento è pieno di proteine, ti fa bene, ti fa venire i muscoli, mangialo. La stessa cosa vale per gli zuccheri, ovviamente. La signora voleva fare una domanda. La signora, ecco, brava, mi ha ricordato questa cosa importantissima. Il lattosio nel parmigiano ha ancora un po' i microbi che sono presenti. Allora, e ci sto arrivando. Che cosa fanno i microbi oltre a produrre cose che ci fanno bene? Ma non fanno solo questo, perché producono anche vitamine, l'acido folico, producono sostanze neurotrasmettitori, ok? Quindi fanno tante cose che fanno bene alla salute. Nei formaggi molto stagionati, il parmigiano è vero che solo quello stagionato 24 mesi, però da 24 mesi di stagionatura in poi non c'è il lattosio, infatti chi è intollerante al lattosio può mangiarlo tranquillamente. Lo yogurt, quanti di voi trovano poco digeribile un bicchiere di latte, ma mangiano tranquillamente lo yogurt? È perfettamente normale, perché nello yogurt c'è almeno 1 miliardo di microbi che producono un enzima che si chiama lattasi. Quindi non è che non c'è il lattosio nello yogurt, c'è esattamente tanto lattosio quanto ce n'è nel latte, più o meno, poco meno forse, dipende dalla marca, diciamo, ok? Quindi la quantità di lattosio è la stessa, però nel latte non ci sono le lattasi, nello yogurt sì, e le producono questi miliardi di microbi. Quindi questi microbi non solo fanno lo yogurt, ma producono anche sostanze come questi enzimi che quando ingeriamo lo yogurt vengono liberate e ci aiutano a digerire il latte. È come chi si prende la pasticchetta di lattasi che adesso vendono in farmacia, se chi è un po' intollerante, io ho tante amici, che amiche più che altro, che si prendono la pasticchetta di lattasi prima di mangiarsi una bella pizza margherita piena di mozzarella, perché così la digeriscono. Ecco qua, non è, gli uomini primitivi già lo sapevano, cioè, o meglio, lo mettevano in pratica senza saperlo. Ci sono tantissime mani alzate, vediamo un attimo l'ora, sì, un secondo, prego.
Certo, la signora chiede, ma allora il latte senza lattosio, lo stracchino senza lattosio, si usa un latte delattosato, cioè al quale è stato tolto il lattosio, ma non è un processo chimico, non c'è niente di male a mangiare il latte delattosato, alimenti privi di lattosio se uno è sensibile. Se non siete particolarmente sensibili, consiglio sempre di non smettere di usare... di mangiare cose contenenti il lattosio, perché noi pure abbiamo una lattasi nel nostro intestino e questa lattasi la produciamo tanto più quanto più mangiamo lattosio, quindi bisogna che ognuno si regoli un po' per conto suo. Anche questo potrebbe essere il tema di un'altra lezione, ovviamente. Mi pare ok. Lo chef in questo momento, allora andiamo avanti velocemente, quindi che cosa producono i batteri? Prego, prego, chef, vada. Sì, può andare. Quindi che cosa producono i microbi negli alimenti? Producono acido lattico, acido acetico, acido citrico. Se voi andate a leggere le etichette di una conserva qualunque, cosa trovate come conservanti? Questi. Per cui, cioè, non è che per forza il conservante deve essere qualcosa di diabolico, da oddio, ci sono i conservanti. I conservanti noi li usiamo dalla preistoria. Chiaro? Quindi non dobbiamo essere, non ci facciamo terrorizzare da false credenze. Questa idea che il conservante fa male... non è per forza vera e non è sempre vera, dipende dal conservante, dipende da quanto ce n'è, e state tranquilli perché noi in Italia abbiamo una legislazione sugli alimenti che è presa ad esempio in tutto il mondo, per cui se una cosa si vende in Italia state tranquilli. Ah, mamma mia, ancora c'è la signora con la maschera. Ah, c'era prima questa signora qua. La signora chiede, a proposito dei conservanti, il glutammato di sodio è un conservante? No, il glutammato di sodio è un esaltatore di sapidità, quindi serve ad aumentare il gusto dell'alimento. Poi c'era un'altra domanda, la signora? La signora chiede, possono essere nocivi quelli chimici, cioè quelli che sono numerati? Le posso rispondere molto semplicemente, molti di questi sono comunque sostanze naturali. Il fatto che siano numerati è una semplificazione, perché altrimenti le etichette sarebbero lunghe 10 pagine e sono sempre presenti nelle quantità stabilite dalla legge e definite dall'Istituto Superiore di Sanità e da chi si occupa di sicurezza degli alimenti, per cui la mia personale opinione è che i conservanti non fanno male, poi è la mia personale opinione. I conservanti numerati, e questo è un grosso problema, bisognerebbe chiederlo alla politica, però possiamo fare un'altra lezione sui conservanti numerati. Mi spiace, però chiaramente esistono le leggi dove ci sono le tabelle che dicono se lei ha un nipote che è capace ovviamente di andare su internet, in realtà è abbastanza facile trovare, inserisce il codice del conservante e capisce che cos'è questo conservante. Attenzione, le sostanze chimiche di per sé non fanno male, perché pure l'acido lattico, l'acido acetico, l'acido citrico sono sostanze chimiche. Pure quando mi dicono ma questo è un farmaco naturale, non c'è niente di chimico, ma signori miei, ma per favore, ma pure il curaro è naturale e lo sanno tutti che è un veleno, per cui un po' di
diciamo, fidiamoci un po' anche della scienza e delle nostre istituzioni. Se ti dicono che quella cosa la puoi mangiare perché è in vendita, e vuol dire che per quanto ne sa la scienza ad oggi, non fa male. Ok? Non facciamoci molte attenzione a quello che è marketing e a quello che è realtà. Cosa è realtà? Che un alimento conserva, chiaramente alcune vitamine negli alimenti conservati si perdono, quindi bisogna mangiare anche alimenti freschi, però anche gli alimenti conservati hanno i loro vantaggi. Abbiamo detto che hanno salvato l'umanità, perché hanno permesso all'uomo e ai bambini piccoli di bere l'acqua anche se era inquinata, hanno permesso di alimentarci anche d'inverno perché potevamo conservare gli alimenti per molti mesi. Ok? Prego. Sì, lo spento che sono facendo rumore. Vengo da 4 mesi di Alto Adige e Stivi, tu lo sai, è uno dei metodi principali di conservazione per queste verdure. È proprio questo che stiamo facendo oggi, ok? Ecco, bravo, il Signore diceva, ecco perché più scendiamo al sud e più gli alimenti sono duri, perché, e tra l'altro, vabbè, questa è pure un'altra lezione, lasciamo stare. E tra l'altro, e perché? Perché anche lo zucchero è un conservante. Perché lo zucchero è un conservante? Perché il sale è un conservante? Allora, ci sono diversi meccanismi. Che vuol dire conservante? Vuol dire che non fa crescere i batteri, i microbi alterativi, ok? O patogeni. Quindi abbiamo detto che le cose alcoliche, le cose acide sono dei conservanti, sono naturalmente piene di conservanti, perché l'acido e l'alcol sono conservanti. L'acqua, un'altra cosa che possiamo immaginare tutti, perché nella nostra esperienza quotidiana le cose molto ricche di acqua si rovinano, gli alimenti molto ricchi di acqua si rovinano molto facilmente. Il minestrone, se lo lascio fuori dal frigo, in poche ore va male, diventa cattivo, diventa acido, e non sappiamo più se quell'acidità, cioè, e non ci piace più, non lo vogliamo mangiare, giustamente, perché questo è sempre il nostro palato, il nostro cervello preistorico che ci aiuta in questo, no? I nostri sensi, chiamiamoli animaleschi, no? Che ci aiutano e che dovremmo un attimo recuperare. E quindi mi sono persa. L'acqua, grazie, l'acqua. Ai microbi patogeni, ai microbi alterativi piace tantissimo l'acqua. Quindi, infatti, noi sappiamo che per conservare una cosa è meglio seccarla. E gli piace tantissimo anche l'ossigeno. Infatti sappiamo che se mettiamo sotto vuoto le cose, le conserviamo più a lungo. Ora, i preistorici chiaramente sotto vuoto, diciamo, non avevano la tecnologia, però togliere l'acqua sì. Un modo per togliere l'acqua è la salagione, cioè se io aggiungo il sale, le molecole di acqua, invece di interagire con la cellula batterica o microbica, vanno a interagire con il sale, che in qualche modo la sequestra e non la rende disponibile alla crescita del microorganismo patogeno. Okay? Quindi noi uomini preistorici intelligenti, esattamente come siamo intelligenti oggi, anche forse erano forse anche più intelligenti, chi lo sa, perché vivevano in condizioni un po' peggiori delle nostre, okay? Capirono che aggiungendo tanto sale gli alimenti si conservavano più a lungo e iniziarono a selezionare per fare le loro fermentazioni specie microbiche resistenti a questa concentrazione di sale. Quindi in un alimento fermentato quello che faccio è una specie di selezione naturale, impedendo la crescita dei microrganismi patogeni alterativi e favorendo la crescita dei microrganismi buoni, quelli che mi andranno poi a produrre acido lattico, acido acetico, vitamine e quant'altro. Questo per farvi vedere, per darvi un'idea di come, visto che parliamo finalmente dopo tutta questa
oretta ormai che abbiamo passato quasi a parlare di cose che non si vedono, finalmente vi mostro una foto al microscopio elettronico di come è fatto un fermento, un batterio. Qua ne vediamo due tipi, un tipo fatto a bastoncello, si chiama Lactobacillus, un bacillo, Lactobacillus del Brugge, su specie vulgaricus, e quelli che invece vedete che fanno come delle collane di perle, delle catenelle di palline, sono dei cocchi, e si chiama Streptococcus thermophilus. Allora, lo yogurt, per chiamarlo yogurt, deve essere fatto con questi due microbi, se no non è yogurt, è un'altra cosa. È forse il primo alimento tecnologico prodotto a livello industriale con dei microbi selezionati, diciamo, per lavorare nell'industria, non per lavorare nelle case, perché nelle case non puoi controllare che microbi hai, l'industria invece lo può fare. C'è un'altra mano alzata, poi andiamo avanti. Prego, signore. La signora è molto preparata e chiede: ma il kefir? Adesso arriviamo anche al kefir. Questo è un altro microorganismo che troviamo in alcuni alimenti fermentati che vengono definiti probiotici, perché lui è probiotico, vuol dire che fa bene alla nostra salute. E vedete che ha una forma diversa, quindi non è né un bastoncello né un cocco, ha una forma quasi a Y o a X, e si chiama Bifidus acti regularis, famoso per uno yogurt famoso che tutti conosciamo, ok? È vero che gli yogurt non sono tutti uguali, in realtà questo non è proprio, non può essere definito yogurt, è un latte fermentato, proprio perché contiene non solo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus del Brugei, ma anche Bifidus acti regularis. E questo è il famoso kefir, che adesso va molto di moda, e diciamo, io ho amici che hanno delle colture di kefir che portano avanti da anni come se fossero un pet, un animaletto domestico. Si può fare in casa, sono questi granuli che vedete lì sulla destra e che si aggiungono al latte. Questi granuli sono una specie di gelatina, è il biofilm microbico. In questa gelatina prodotta dai batteri stessi ci sono dentro diversi tipi di microbi, come i lieviti, i batteri lattici, quindi bacilli e cocchi. Vedete nella figura, questo è un ingrandimento inferiore rispetto alle figure che avete visto in precedenza. Riuscite a vedere i bacilli? I bacilli e i cocchi sono molto piccoli, e poi vedete delle cellule molto più grandi, che assomigliano un po' a dei limoni, quelli sono i lieviti. I lieviti sono 10 volte più grandi dei batteri, non sono batteri, di fatto i lieviti appartengono alla famiglia dei funghi, sono degli eucarioti, il loro genoma in realtà è molto simile a quello delle nostre cellule, perché anche noi siamo eucarioti. Okay. Io però a questo punto mi fermerei un attimo, perché altrimenti la nostra lezione può diventare noiosa. C'era una... Sì. Un'altra domanda. Allora, grazie per la domanda. Allora, questo giovane signore ci chiede: ma la fermentazione può aiutarci nella nostra sfida, no? Per avere un'economia e uno stile di vita più sostenibile? Certo che sì, lo stava accennando prima il professor Toso, certo che sì, perché invece di sprecare gli alimenti si potrebbe pensare di fermentare quello che non riusciamo a consumare fresco, ancora, sempre con le dovute attenzioni comunque, sono cose che bisogna anche saperle fare. Noi abbiamo perso le conoscenze delle nonne, delle bisnonne. Una fermentazione fatta male può portare anche a qualche problema, quindi attenzione. Cioè, ci vuole più competenza, però una volta che abbiamo recuperato alcune conoscenze, le abbiamo
implementate con le nuove conoscenze che abbiamo grazie alla scienza, sicuramente, ma già adesso il compostaggio lo sapete cos'è, no? Si fa il concime, si può fare il concime con tutti gli scarti della cucina, con tutti gli scarti organici, anche quella è una fermentazione, ok? Le rispondo rapidamente, forse molti di voi si ricorderanno che il pane, quando veniva fatto con il lievito madre, i forni si accendevano ogni settimana o 10 giorni. Ma perché? Perché il pane con il lievito madre, la pasta madre solida andrebbe chiamata, la professoressa Leoni ci può confermare che ha una durabilità maggiore, riduce la presenza di muffe, degli sporigeni, e quindi in effetti è un pane che dura più a lungo e quindi ho meno spreco, banalmente, perché ho un pane che mi dura di più. Oggi purtroppo non pensiate che io voglia essere polemico, ma il pane lo cerchiamo tutti con dei grandi alveoli e con delle caratteristiche che richiedono molto glutine, quindi particolari prestanze da parte anche delle farine, e quindi dobbiamo utilizzare talvolta lievito compresso, lievito di birra fresco, che quindi mi aumenta questo alveolo. Infatti a volte, scherzando a dei colleghi, io faccio pane anche a livello, insomma, vado nella ristorazione a insegnare a fare il pane, il cestino del pane è una cosa importantissima. Quando mi dicono voglio un pane al volato, gli do la ricetta del bignè, così gli dico un bel buco al centro e sei contento. Altrimenti i pani, infatti i grani antichi mi fanno un po' sorridere, perché quando parliamo di grani antichi sono grani che hanno poca resa in campo e soprattutto che non sono pani, come dice il mio amico romagnolo, tamugni, sono chiusi, non hanno alveolo. Quindi se noi vediamo un pane senza alveolo ci sembra un pane poco digeribile, invece bisogna vedere come l'abbiamo fermentato e quindi lievitato. Infatti, anzi, fatemi dire quest'ultima cosa, oltre a essere, cioè il fatto che dura una settimana non è solo il pane fatto con la pasta madre, non è solo, e nella pasta madre ci troviamo il lievito, il Saccharomyces cerevisiae e altri tipi di lieviti selvaggi, diciamo, e ci troviamo anche batteri simili a quelli che vi ho fatto vedere, che fanno parte della categoria dei batteri lattici, ok? E producono questi una sostanza, questo biofilm, questa gelatina, in realtà la producono anche nello yogurt. L'aspetto cremoso dello yogurt è dovuto anche a questa gelatina prodotta dai batteri lattici. La morbidezza del pane, che rimane bello bagnato anche e umido anche dopo una settimana, il pane fatto con la pasta madre, è perché questa gelatina trattiene l'acqua e lo rende morbido e lo mantiene morbido. Provate, avete provato la baguette del supermercato? Per carità, appena fatta è una droga, è fatta apposta per essere una droga, perché ne dobbiamo comprare tanta, però dopo un paio d'ore già non si può mangiare più. Okay. E allora vai, iniziamo, si sta facendo tardi, io starei qui le ore a parlare con... Mi si è capotata la senape, non peraltro. Allora, a che punto siamo arrivati? Fatto? Vado sinteticamente a raccontarvelo. In questo vasetto in salamoia a secco abbiamo preso del cavolo cappuccio, okay, e lo abbiamo pesato e aggiunto, sia bianco che rosso, il 2% di sale marino integrale fino. Ci ho messo della cipolla, perché in fase di fermentazione mi dà degli aromi che secondo me sono interessanti. E oltre alla cipolla ho messo una stecca di cannella che darà una profumazione. Mi serve per dare quella tonalità di profumazione. Cosa succede? Che li massaggio per un bel po', circa 7-8 minuti, finché sento quel rumore, non so se vi è capitato di sentirlo mentre lo lavoravo, ma scrocchia un po', sento questa verdura che scrocchia, il termine fa proprio un attrito particolare, sentite che cambia sotto le mani. Mi raccomando, se non volete rendervi le mani, non sono cianotiche, sono viola dalla colorazione appunto delle antocianine del cavolo, magari usate un guanto. Una piccola cosa, fatemi aprire e chiudere parentesi, quando ci è stato chiesto come Federcuochi il parere dei guanti durante il periodo Covid, abbiamo detto sì, solo se ad ogni uso lo cambiamo, cioè io uso il guanto e poi lo cambio, altrimenti il guanto diventa un veicolo di sporcizia. Le mani sono il miglior utensile che voi possiate utilizzare. Vado avanti. Lavate? Beh, evidentemente
lavate e vi consiglio, per quanto le soluzioni idroalcoliche ci hanno aiutato, salvato, e noi le usiamo quando facciamo cose così, una buona lavata sotto l'acqua. Avete visto che ogni tanto scappavo e tornavo, era per lavarle in acqua corrente. Successivamente a questa fase, quello che dicevano prima del sale e dello zucchero, che hanno questa capacità igroscopica, quindi di assorbire e trattenere l'acqua, un po' quello che succede banalmente nei salumi, si chiamano così per questo, fa sì che fuoriuscirà dell'acqua di vegetazione della verdura, che io chiaramente vado ad aggiungere ai miei vegetali. Ora, se vedete, io lascio uno spazio di testa di circa un centimetro e mezzo, due. Lascio uno spazio di testa, scusate, vi sto facendo fare il ping pong, di un centimetro e mezzo, due, e qui all'interno, rimango fermo, vado a aggiungere il liquido di vegetazione che è fuoriuscito dalla lavorazione del cavolo rosso, cavolo bianco e cipolla. Il cavolo bianco e la cipolla le ho unite insieme, la verza l'ho lasciata separata. Chiaramente l'acqua già adesso andrà a colorarsi, e poi più passano i giorni più chiaramente si colorerà. Ti interrompo un secondo. Prego. Per acqua di vegetazione, è il sale, questo è un altro processo chimico, ok? È l'osmosi, avete mai sentito parlare dell'osmosi? Il sale attira l'acqua, quindi attira fuori dal vegetale l'acqua, la linfa presente all'interno del vegetale. Prego. Ho chiuso il vasetto, che è il più indicato per fare le fermentazioni di verdure, dopo vi spiego anche l'altro, perché in realtà questo vasetto ci si è accorti anche in fase produttiva che questa capacità della capsula di fare questo movimento è quello che cerchiamo sempre, no? Ogni volta che apriamo un vaso cerchiamo questo stock, in realtà fa sì che quel gas durante la fermentazione che si sviluppa possa fuoriuscire non permettendo all'aria di rientrare. È una valvola naturale e questo ci aiuta, tant'è che quando inizierete a fare le prime prove, ogni tanto magari siete lì in cucina che guardate la TV o leggete un libro, sentite il fantasma delle fermentazioni. No, è la capsula che sta facendo fuoriuscire quel gas, ok? Lo fa naturalmente, non lo dovete assolutamente aprire, non perché ci sia un pericolo, ma perché sennò perdete quella fase fermentativa. Ok, quindi questo è chiuso, salamoia secco al 2% è una scelta, state fra l'1,5% e il 2,5%, non lo superate e non andate al di sotto. In realtà nella slide che prima c'era era descritto appunto anche del perché. Quindi quando parliamo di temperatura ambiente, per intanto questa, sì, questa va benissimo per adesso. Quando parliamo di temperatura fermentare a temperatura ambiente, cosa vuol dire temperatura ambiente? Il QB lo abbiamo eliminato ormai, ci sono dei grammi, ci sono delle indicazioni ed è giusto utilizzarle. Temperatura compresa fra 15 e 20 gradi, possibilmente al buio, possibilmente in condizioni non di umidità ma di ambiente asciutto. Sono le vecchie dispense, le cantine dove non c'era tanta umidità, c'era quel giusto. Chiaramente se vuoi tu aggiungere qualcosa sul sale e l'ossigeno. Sul sale, del sale ne abbiamo già parlato, inibisce la crescita dei microrganismi patogeni, non ha e in questo modo, siccome noi non sappiamo quali microbi ci sono su questo cavolo adesso, ci saranno buoni, cattivi, brutti, buoni e cattivi, ce l'abbiamo tutti. Certo. Col sale gli diamo una selezione insieme, quindi facciamo fuori i brutti e i cattivi, la maggior parte dei brutti e cattivi, rimangono i buoni. I buoni tollerano il sale e iniziano la fermentazione, quindi già adesso stanno iniziando a dividersi e a produrre acido acetico, acido lattico, etanolo, anidride carbonica. Queste sostanze che faranno, se c'è rimasto qualche brutto e cattivo che il sale non era riuscito a contrastare, si aggiungono all'azione del sale e sostanzialmente disinfettano il nostro alimento. Per questo gli alimenti fermentati sono sani, cioè sono microbiologicamente sani, perché è molto improbabile che ci possano crescere dei microrganismi patogeni. Il famoso botulino germina, cresce, si riproduce ma in condizioni in cui
il pH, quindi l'acidità è bassa, un'elevata acidità inibisce la crescita del botulino, per questo nelle conserve le trovate sempre acide. Perché... Esatto. Tant'è Prego. Che andiamo a fare dei campionamenti, quando siamo in produzione, quindi magari al ristorante o un'attività come può essere anche qui in Farmer Market, che fa produzione di questo tipo di prodotto, banalmente perché ho un periodo dell'anno in cui ho quintali di crauti, quintali di verdure che voglio, non si possono fermentare tutte le verdure, attenzione, i funghi per esempio hanno una tossina termolabile che devono essere cotti e basta, ok, quindi voglio fare molti fermentari, per cui faccio, non so, 1000 vasetti di crauti, e devo prestare attenzione perché noi negli ultimi anni, se chi non l'ha capito l'ha capito, di noi che indossiamo questa casacca, abbiamo in mano la salute del consumatore, è una cosa molto importante. Attenzione, e grazie dello spunto, ai premi verdure di normalmente sono PET, devono essere BPA free. Ci si è accorti da un po' di tempo, questi contenitori per esempio sono appunto nuovi e lo sono, BPA free senza bisfenolo, perché taluni, avete visto che c'erano quei pressini dei pomodori secchi? Quelli di bianchi. Quelli bianchi, bisogna prestare molta attenzione perché soprattutto in fase di fermentazione dove ci sono poi degli sviluppi di acidi, appunto di sostanze acide, possono esserci delle eccezioni. C'è una normativa che ci tutela, anche in questo si chiama MOCA, è appunto la conformità dei materiali a contatto con gli alimenti, per cui anche lì prestiamo attenzione a cosa acquistiamo. Fra poco vi parlerò anche delle carote. Prima però vi volevo dire, quindi fatti tutti questi controlli, per chi comincia, chiaramente i fermentati arrivano a 6 mesi, un anno, cioè si può fare di tutto. Partite con pochi giorni, partite a 7 giorni. Ricordatevi che l'olfatto, quando lo aprite, se ci sono dei colori o degli odori sgradevoli, noi l'abbiamo fatto fare ai nostri... Non so se vuoi far vedere, può essere utile questa. Ok, ecco, questo è un sauerkraut, no? Quindi partiamo dal vegetale, appunto, che va poi a virare anche come colorazione, va bene? Adesso noi 2 mesi fa abbiamo, ecco, vedete che, guardate come cambia, performa in colore e in sapore. Non so se si vede bene, però... Così? Ok? Va a performare nel colore. Voi questa colorazione violacea che vedete adesso è niente in confronto, se si può rimettere la slide prima che era molto, molto veritiera, va a prendere una colorazione bellissima, ok? Chiaramente ti ricorderai, avevo mandato quelle foto dell'aglio perché con gli studenti abbiamo fatto una giornata dedicata proprio alle fermentazioni, che poi era andato verso il verde, quindi potrebbero essersi sviluppati anche delle problematiche in taluni. Bisogna prenderci un po' la mano. Chiaramente il pane lo cuociamo, e quindi a meno che non ci siano situazioni particolari, siamo a rischio prossimo allo zero. Problema. Esatto. Qui siamo su prodotti crudi di cui non conosciamo molto, quindi chiaramente dobbiamo prenderci un po' d'abitudine, starci attenti. Non è pericoloso, ma non è uno scherzo. Cioè, non vi improvvisate, studiate un po'. In internet comunque si trovano tante ricette, se seguite... Poi se seguite la ricetta di un libro pubblicato siete abbastanza, oppure la ricetta della nonna, però bisogna stare attenti, ecco, questo non improvvisate troppo. Sì, esatto, perché possono fare molto bene, perché ci fanno bene questo tipo di prodotti fatti come si deve, ma possono anche creare delle problematiche. Vado un attimo a quest'altro vasetto che vedete, ho portato proprio perché è diverso, perché sembrerebbe che questo vaso, siccome è della nonna e noi viviamo nel 2.0, non vada più bene, invece è meglio, seppur questo vada bene. Questo è un vaso dotato di guarnizione, ok? Sono vasi da vasocottura, normalmente qui dentro provo a rispondere anche sulla domanda della sostenibilità di cui parlava prima. Fate una prova, esistono dei film vegetali, quindi immaginate il film di pellicola, però è fatto vegetale. Tipo la pellicola, però sono carte da cottura alimentare. Quanto ci vuole a cuocere una patata cruda? Mi date un tempo? 7-8 minuti? 10 minuti?
No, no, intera signora. Mezz'ora? Scommetto che nessuno di voi crede che io in un minuto la cuocia, vero? E perdereste questa scommessa, vi spiego il perché. Perché con le vasocotture o le cotture dove sfruttiamo la pressione, è un po' quando mettiamo su un arrosto in pentola a pressione o in pentola, praticamente riusciamo a cuocerla in un minuto e mezzo è già tanto, e assaggeremmo una patata con un sapore completamente diverso da una patata che noi abbiamo lessato o cotto al vapore. Banalmente perché in questo film in cui lo andiamo a chiudere come una caramella si generano dei vapori fortissimi e quindi una pressione in effetti molto superiore. In questo vasetto io sono in grado di aprire una cozza in 25 secondi, e anche tanto, e di avere in bocca il sapore del mare e i profumi di un mollusco. Perché qui si generano delle pressioni, è un po' come quando andiamo a cuocere la pasta in montagna a 2000 metri, l'acqua va in ebollizione prima, ogni 300 metri noi perdiamo un grado, quindi a 2000 metri la faremo bollire a 93 gradi, quindi grazie a questo in vasocottura noi riusciamo ad avere dei prodotti più performanti. Cioè, alte temperature in poco tempo, in sostanza. Ed esattamente, alte temperature in poco tempo. Quindi questo vasetto, che potrebbe trarvi in inganno, è in realtà un vaso da vasocottura o cottura sottovuoto. Questa è la vera cottura sottovuoto, in contenitori rigidi. In busta non dovremmo chiamarla cottura sottovuoto, ma è un'atmosfera modificata. Perché non modifichiamo la pressione? Tant'è che quando apriamo questo fa lo stesso rumore di questo, sentiamo proprio che fa stock. Altrimenti la busta non fa nessun rumore, non c'è una variazione di pressione. Tra l'altro, altra motivazione per cui questo clip, che è una clip che può andare in microonde, è una lega fatta appositamente, riduce la fuoriuscita dei gas che invece qui noi abbiamo. Quindi qui dovremmo ogni tanto fare noi lo sfogo con la valvola per far fuoriuscire quel po' di gas che c'è, accertandoci che però la valvola poi rientri nel suo posto. La differenza che c'è fra questo e questo, oltre che nei vegetali, vi racconto, sono carote pulite e private della buccia. C'è chi sostiene che sia meglio con la buccia, io la tolgo, è una scelta però questa, come le foglie esterne della verza, a cui poi ho aggiunto dell'aglio, va bene, privato chiaramente della parte interna, e dei semi di senape, ok? Sì, dei semi di senape, di qua era la cannella. Anche qui a profumare, non per motivazioni particolari, quindi potete anche non metterla. Qui però sono in salamoia, ok? Chiaramente vegetale duro, quindi consistenza dura, meglio andare dentro con una salamoia o una miglior conducibilità del sale. Quindi in sostanza invece di far uscire l'acqua di vegetazione, esatto, aggiungiamo acqua e direttamente. Sale. Direttamente. Allora, acqua, le rispondo subito se mi consente di chiudere questo concetto. Se la domanda era per me, non lo so. Acqua e sale metto a bollire sul fuoco, raffreddo in una proporzione del 30% il sale, quindi forte. Ma se invece volete essere sostenibili, esiste l'acqua di mare, lo sapevate? Cioè, del mare lo sapevamo tutti. Esistono produttori di acqua debatterizzata. A loro non piace parlare di debatterizzazione perché sembra un prodotto che fa male, però è un prodotto puro. È filtrata, dai, è okay. Filtrata in modo che non ci siano batteri. Questo in realtà è uno spray che viene vaporizzato su, banalmente su un'insalata. Abbiamo metà del sodio, quindi nell'acqua di mare, non in questo vasetto, adesso questo lo metto qua, se no sembra che voglio. Abbiamo metà del sodio, assimiliamo metà del sodio che assimiliamo dal sale marino fino, non sto parlando più dell'integrale, e quindi sappiamo che dobbiamo mantenere bassi i livelli del sale. Ecco, quindi assimiliamo il 50% in meno, questo lo dicono le società di nutrizione, e abbiamo circa 92 oligoelementi disciolti. Quindi io faccio delle carote con senape, aglio e acqua di mare. Chiaramente non lo prendo al mare io qua, devo averlo certificato, perché nell'acqua di mare, se voi vedeste la quantità di coliformi, di tutto quello che c'è, uno prende paura. Però se invece ho chi me la certifica, lo posso chiaramente utilizzare. Ed è molto interessante la tipologia
di sapore che poi andremo a ottenere. E comunque, sì, secondo, in realtà le spezie, l'aglio, anche le spezie e l'aglio, lo sapete probabilmente, contengono tante sostanze antimicrobiche, antifungine, antibatteriche. Okay. Tra le varie cose, e poi prima di continuare ho dimenticato di dire un'altra cosa importante che fanno i microrganismi negli alimenti fermentati. Abbiamo detto che producono il biofilm che serve a produrre questa gelatina che trattiene l'acqua e che ha questa consistenza morbida. Abbiamo detto che producono acido folico, vitamine del gruppo B. Producono anche alcune sostanze che hanno effetti anticancro, antiipertensione, dei neurotrasmettitori. Okay? Quindi diciamo, l'alimentazione basata su alimenti fermentati sicuramente è un'alimentazione che aiuta molto la nostra salute. Io su questo prima ancora un'ultima domanda e poi ti lascio la risposta alla domanda. Deve essere pieno fino all'orlo il baratto, cioè questo deve essere, l'hai detto, ma nel frattempo si sta, sta salendo il volume del liquido, sì. Quindi perché questo, il sale continuerà a far tirare fuori l'acqua, e quello lì? E qui possiamo stare tranquillamente a 2-2,5 dal bordo, okay. Anche perché poi i gas che ci sono importanti. Vi faccio fare una risata, qualche anno fa facendo panettoni io ho messo, normalmente quando fai i panettoni non hai più l'orologio perché fai con pasta madre, quindi decidono loro i tempi, no? Per cui può essere che a mezzanotte stai impastando e alle 4 devi togliere l'impasto della mattina prima, insomma ci sono dei tempi importanti. Allora io ho detto, senti, ho lì quella mastella da 30 kg, metto su 30-40 kg di farina, ma dove vuoi che vada? La mattina ho trovato il panettone fuori, i 30 kg buttati a terra. Hanno una forza incredibile i gas di fermentazione, ok? E c'era una domanda, sì, mi pare. Sì, allora, io qui chiaramente sto lavorando in acqua di mare, quindi non potrò neanche rimanere chissà quanto tempo in fermentazione. Normalmente siamo su percentuali del 2-3 a secco per cento. No, 2, dall'1,5 al 2,5% a secco. Salamoia possiamo salire, ovviamente dobbiamo andare in saturazione. Ok? Cioè qui non ci sarebbe più sale disciolto, lei è in saturazione, ok? Tra l'altro questo sale vi consiglio di usarlo quando ad esempio dovete condire un'insalata dove vi rimangono sempre i cristalli di sale, se voi ve lo fate da soli e lo utilizzate in tal senso, potete fare in una vinaigrette, quindi olio, aceto e sale liquido, va disciolto, non avete nessun problema. L'acqua di mare, abbiamo fatto dei test nella panificazione, è molto più rapido il processo di fermentazione perché ho meno cloruro di sodio che rallenta la fermentazione stessa, appunto. Attenzione, il sale aiuterà anche la maglia glutinica che con l'acqua di mare non aiuta, quindi ho sempre dei pro e dei contro. Come ha detto la professoressa, più studiamo queste cose più ci stiamo preparando per allenarci e poi provarle. Io personalmente la fermentazione in acqua di mare per il momento, se vi state approcciando, iniziate con una fermentazione in acqua e sale in cui conoscete la concentrazione di sale, perché almeno c'è una certezza sulla capacità antimicrobica, cioè dobbiamo essere certi. Sono certa che anche in questo caso ce l'abbiamo, però lo chef diceva, questa però non la possiamo portare avanti troppo a lungo, no, assolutamente, perché alla fine la concentrazione è comunque meno salata. Meno salato è un trade-off, si dice in inglese, è un bilanciamento. È chiaro che tanto sale fa male all'ipertensione, però mi serve per la conservazione, quindi devo trovare un equilibrio. Io direi, non lo so, chef, abbiamo finito quasi? Io avevo, mi pare, non riesco ad andare avanti. Possiamo realizzare uno spaghettino, andiamo a fare la spesa. Volentieri, ma ci vuoi dire, ecco, qua ci sono una serie di libri, ecco, non inventatevi le ricette, non le cercate sui social, compratevi un libro una volta ogni tanto,
e usate delle ricette, insomma, che sono state testate, provate e che sappiamo da dove vengono. Se non altro, se succede qualcosa, sappiamo con chi prendercela. Ecco. Sono tutti validissimi libri. Forse ne ho saltato qualcuno. No, volevo dire che quello del mondo della fermentazione, secondo me, se dovessi decidere qual è il primo libro da comprare, quello del mondo della fermentazione di Sandor Katz è molto valido e riuscite a interpretarlo subito. Posso dire che, per esempio, l'autore di questo testo è venuto a fare formazione ai nostri studenti, Giambattista. È molto sulla panificazione, sul lievito madre come fermentazione, per cui se vi devo dare un consiglio, se posso, quello del mondo della fermentazione è giusto. Proprio l'ultima cosa, ma noi questi alimenti, al di là che sono buoni così, ma che piatto ci consigli? Inventaci, dici un piatto gourmet da fare con un crauto fermentato. Gourmet. Una cosa proprio. Cosa vi devo dire? Per scioccare i nostri amici. Allora, intanto. Possiamo anche comprarli, no? Cioè, noi li compriamo. Sì, certo, li compriamo. Allora, intanto, qui sicuramente della carne, qui del pesce, così accontentiamo tutti. E penso che qui potremmo. Spero di non inorridire. Vogliamo stare sul. Gourmet, mi hai chiesto, eh? Cioè io qui ci metterei una sella di cervo, okay. No, mi avete chiesto gourmet, vado sul gourmet. La salsiccia, no. Lo sanno tutti. Gourmet, io via, sono andato sul gourmet, mi lanciate, mi lancio. Cioè il bius, scusa, cioè, signora, lei ha perfettamente ragione, però il bius e il coi crauti lo sanno tutti, pensiamo a qualcosa che magari, no, dai. No, davvero, allora. La carne, io adesso, la carne. Faccio un piatto da ristorante, ok, rapidissimo. Quindi qui posso fare veramente una sella di cervo, perché questo qui quando l'ho andata a aprire fra una settimana, altro che l'odore dei broccoli quando li avete cotti in casa. Ok, quindi ho bisogno di qualcosa che tenga questa struttura. Se ho difficoltà a reperire una sella di cervo, se non voglio usare il cervo perché ci fa troppo Heidi, posso sicuramente utilizzare una carne rossa, non posso utilizzare una carne bianca. Quindi dovrò utilizzare un manzo o, come abbiamo detto prima, una vacca. Va benissimo, e magari utilizzando qualcosa che abbia del grasso. Volendo unire la salsiccia, il würstel coi crauti e quindi rimanendo su un discorso di macinatura della carne, posso farmi un bel hamburger con un 70 magro, 30 grasso, magari prendendo una vacca, posso prendere una prussiana, comunque una manzetta che abbia un qualcosa di aromaticamente forte, intenso. Cioè non posso usare del tacchino perché sento solo i crauti, ok? A meno che non prendo, mi fermo dopo, sì, non veloce. Prendo il tacchino e me lo marino magari con qualcosa, ok? Dai, ci piaceva l'hamburger, andiamo avanti. Sette sono le note, eppure la musica va avanti da tanti anni, andrà avanti altrettanti, perché poi gli abbinamenti quelli sono. Dicevamo l'hamburger, e magari facciamo noi una salsa, magari realizziamo, ecco, questo deve essere un po' l'approccio. Possiamo fare un burger di manzo, quindi carne macinata, cioè possiamo approcciare tutti, magari cercare un uovo di quaglia da fare in camicia sopra e mettere questo vicino. Vedete che poi non ci eravamo messi d'accordo, magari metteteci un pane interessante vicino. Mettete anche un pane vicino, potete fare un burger, possiamo fare il burger è un piatto molto interessante, è un piatto molto intelligente, se ben fatto, quindi posso fare magari un pane o acquistarlo, adesso va tanto la spirulina come superfood, no? Quindi posso fare un panino di spirulina o, che ne so, di curcuma e zenzero, non lo so, dentro metto un burger e i crauti. Vedete quante sfaccettature possiamo trovare? Banalmente potremmo fare, non cuocendoli, prestate attenzione, questi non cuocendoli, questi non ci rovinate, dai, non li cuoce, cosa? Non vanno cotti, esatto, questi. Perché sennò perdiamo tutto. No, perché volevo dire, banalmente possiamo fare un risotto, ma li dobbiamo mettere crudi sopra dopo, sennò non ha senso averli fermentati, non possiamo fare un risotto cuocendoli, ok? Quindi in questo senso io direi pesce. Sì, avranno una consistenza che non sarà questa comunque. Dai. Okay. Allora,
due minuti sul pesce è una cosa che si può comprare anche al mercato qui, non troppo complicata. Allora, secondo me sul pesce, un hamburger di pesce, no scherzo, qui possiamo fare magari cuocere un polpo, ok? Cuocere un polpo, vi ricordo che il polpo affinché rimanga tenero, dobbiamo, è tutto collagene, dobbiamo lasciarlo nell'acqua a raffreddare, ok? Quindi prepariamo quest'acqua. Okay. Ma quindi fa bene anche le rughe? Fa benissimo alle rughe. Conosco gente che cerca il botulino qui per utilizzarlo, no scherzo. Prendiamo questo polpo, lo lasciamo raffreddare in acqua, magari una foglia di lauro, insomma profumiamolo un po', dopodiché lo tagliamo, quindi tagliamo i suoi tentacoli e magari lo andiamo a rosticciare, cioè lo passiamo su una padella con un filino di olio e in modo tale che faccia quella crosticina. Il nostro cervello si esalta molto quando il fritto è buono, ma scarpa, perché il nostro cervello col croccante va in estasi e quindi ecco perché quella crosticina diventa interessante e poi all'interno il nostro polpo sarà tenero, magari un'erba cipollina che richiama un po' all'aglio, ok? E un po' di timo, un po' di... chiaramente non lo salate, A perché viene dal mare, B perché già questo è salato in maniera forte. Allora, benissimo, grazie. A voi, grazie. Sempre. Grazie. Grazie ancora al Rettore, all'Assessore, insomma a tutti quelli che hanno contribuito, il Servizio Tecnico di Roma 3 a questo evento, e venite anche ai prossimi perché saranno belli. E poi Scienza in Cucina, magari ne faremo anche delle altre perché ci sono tante cose da dire, da raccontare. Arrivederci. Grazie.